Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Il saggio Maitreya disse: O Vidura, dopo aver contemplato il Signore Supremo, origine della sua esistenza, Brahma lo pregò con tutta la forza del suo pensiero e delle sue parole di accordargli la sua misericordia. Poi tacque, come se le sue austerità e i suoi sforzi per acquisire la conoscenza e la concentrazione mentale l'avessero affaticato. Ripeto, il saggio Maitreya disse: O Vidura, dopo aver contemplato il Signore Supremo, origine della sua esistenza, Brahma lo pregò con tutta la forza del suo pensiero e delle sue parole di accordargli la sua misericordia. Poi tacque, come se le austerità e i suoi sforzi, come se le sue austerità e i suoi sforzi per acquisire la conoscenza e la concentrazione mentale l'avessero affaticato. Spiegazione. Brahma fu illuminato nella conoscenza grazie alla presenza del Signore nel suo cuore. Dopo essere stato creato, Brahma non riusciva a determinare la fonte della sua esistenza, ma a forza di austerità e di concentrazione fu in grado di vedere colui che era all'origine della sua nascita. E in seguito a ciò, la luce della conoscenza brillò in lui attraverso il suo cuore. Il maestro spirituale esterno e il maestro spirituale interno rappresentano entrambi il Signore, e nessuno, se non ha stabilito un contatto con queste manifestazioni autentiche del Signore, è qualificato per diventare maestro spirituale. Brahma non poteva avvalersi dell'aiuto di un maestro spirituale esterno, perché in quel momento si trovava solo nell'universo. Perciò il Signore, soddisfatto delle sue preghiere, gli conferì dall'interno tutta la conoscenza. Maitreya Uvacha, Swasambhavam Nishamyaivam, Tapovidya Samadhibi, Yavan Manovacha Stutva, Virarama Sakinnavat. Il saggio Maitreya disse: O Vidura, dopo aver contemplato il Signore Supremo, origine della sua esistenza, Brahma lo pregò con tutta la forza del suo pensiero e delle sue parole di accordargli la sua misericordia. Poi tacque, come se le sue austerità e i suoi sforzi per acquisire la conoscenza e la concentrazione mentale l'avessero affaticato. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scham He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanum sute devi pranamami hari priye vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri La Prabhupada Ki Jai. Quindi riprende il qui era Sukadeva Goswami che stava parlando ritorna al dialogo di Maitreya con Vidura e dice, perché prima stava riportando, no? Andiamo un attimo indietro, stava riportando le preghiere di Brahma. Quindi adesso ritorna a descrivere ancora il dialogo tra Maitreya e Vidura e spiega che Brahma, dopo tutte queste austerità, era arrivato a una dimensione di soddisfazione, perché finalmente aveva rivolto queste preghiere, aveva avuto il darshan dell'essere supremo e quindi aveva trovato la sua origine, aveva capito chi era e qual era lo scopo della sua esistenza. Ma dice Viralama Sakinnavat e come tacque come se fosse stanco. Quindi questo è anche un sintomo della nostra pratica nel Bhakti Yoga, che il devoto dà tutto se stesso nella sua ricerca, nel suo tapo, vidya samadhi bi, spiega qui, tapo l'austerità, vidya la ricerca della conoscenza, samadhi bi è la concentrazione della mente per trovare è come quando cantiamo il japa, no? È uno sforzo concentrare la mente sull'ascolto, perché la mente vorrebbe ritornare ai vecchi schemi, ai suoi pensierini, a tutte le sue speculazioni, a tutti ai suoi mille perché. E invece la pratica del japa è fatta apposta per riportare l'attenzione sul Mahamantra. E quindi però questo alla fine rende anche stanchi, soddisfatti, quindi uno si libera dagli attaccamenti materiali e si libera dall'identificazione con la materia. Però tutto questo comporta uno sforzo e alla fine ci si può sentire anche stanchi, no? Quindi è naturale avere questa sensazione, come spiega qui Brahma. Però il punto fondamentale che porta Srila Prabhupada nel commento è che Brahma aveva ricevuto la conoscenza grazie al suo sforzo genuino, grazie al suo sforzo sincero e grazie al fatto che aveva ascoltato dalla fonte autorevole. E come spiega nel commento,
il maestro spirituale all'esterno non c'era perché era il primo essere creato, e quindi Brahma tene, Brahma ridà Adikavaye. Brahma riceve la conoscenza direttamente nel cuore, ma l'ha ricevuta per merito dei suoi sforzi, non l'ha ricevuta per caso, eh? Non l'ha ricevuta così perché grazie alle sue speculazioni mentali. Questo è il punto fondamentale che possiamo comprendere leggendo questi versi, questi capitoli. Cioè Brahma ha ricevuto la conoscenza, è un dono che ci viene fatto, e quindi da qui possiamo capire qual è anche il nostro obiettivo da raggiungere e perché comunque siamo portati ad agire, no? Come spiega il terzo capitolo della Bhagavad Gita, Nahikaschit kshanamapi jatitishtati akarmakrit. L'anima akarmakrit vuol dire non può stare senza far niente nemmeno un secondo. Kariyate yavasa karma, è obbligata ad agire salva prakriti jargunai, dalle influenze della natura materiale. Infatti noi lo vediamo da quando sono alla sveglia al mattino a quando andiamo a letto la sera, siamo obbligati ad agire, perché se piove devi coprirti, devi chiudere le finestre, il vento. Poi arriva lo stimolo della fame, quindi sei obbligato a mangiare, eh? Sei obbligato ad agire, a lavorare, perché altrimenti il frigorifero non si autoriempie, e quindi per riempirlo ci vogliono i fondi, e per guadagnare questi fondi bisogna agire. Quindi jatotishtati akarmakrit, l'anima non può stare senza agire nemmeno per un istante. Infatti tutta la Bhagavad Gita anche vediamo che è centrata fondamentalmente sull'agire, perché Arjuna voleva smettere di agire, voleva ritirarsi nella foresta pensando di poter così trovare la soluzione a tutti i suoi problemi. Ma Krishna invece lo riporta sul punto fondamentale, cioè che è quello dell'agire. In quel caso Brahma ha fatto bene a non agire, anche perché cosa poteva fare? Non aveva ancora capito chi era e qual era lo scopo della sua esistenza. Ma una volta che ha ricevuto la conoscenza inizierà l'opera di creazione e di manifestazione di tutte le forme, no? E così l'azione è molto importante, e alla fine del 18° capitolo, alla fine della Bhagavad Gita, nel 18° capitolo, Krishna dice ad Arjuna: sahajam karma kunteyam sadosham apinati ajet, dice ogni impresa sahajam karma konteya sadosham apinati ajet, tutti sono costretti ad agire, e ogni impresa sarvaramba hidoshena dumenagnir ivabrita, dice come il fuoco è coperto dal fumo, cioè quando tu accendi il fuoco c'è il fumo naturalmente, ma non è che perché c'è il fumo allora non accendi il fuoco. Così quando noi iniziamo ad agire naturalmente arrivano i dosha, arrivano le sofferenze, arrivano gli errori, arrivano le conseguenze delle azioni. Ma Krishna dice non devi smettere di agire, ma devi agire in modo cosciente di Krishna. E infatti gli dice di agire come
Brahmana, se uno ha le tendenze brahminiche, Samada, Mastha, Paso, Ocham, Kshantir, Arjavameva, Jnanam, Vijnanam, Sahitam, Brahma, Karma, Svabhavacham. Se ha tendenze brahminiche, quindi è naturalmente equanime, ha il controllo di sé, compie austerità, non gli pesa compiere austerità, è pulito interiormente e all'esterno, è Kshantir, perdona gli errori degli altri, Arjavam è la semplicità. È semplice, non è duplice, il contrario di semplicità è duplicità. Quindi è semplice, schietto, dice le cose che sente, e dice la verità, però Satyam Bruyam Priyam Bruyam, bisogna imparare anche a comunicare la verità in accordo a tempo, luogo e circostanze. Quindi se ci sono queste tendenze, allora uno agisce come Brahmana. Se invece Sauryam Teja Stata, se invece ha tendenze da Kshatriya, allora agirà come Kshatriya. Krishigo Rakshavaniyam Vaisha Karma Svabhavajam. Se invece ha la tendenza a coltivare la terra e proteggere le mucche, vuol dire che ha tendenze Vaishya. Paricharya Atmakam Karma Sudra Karma Svabhavajam. Se invece uno non ha nessuna di queste tendenze e si impegna nel servizio agli altri Varna, vuol dire che ha tendenze Sudra e quindi agisce, però poi alla fine di tutta questa sequenza Krishna dice Yata pravrittir bhutanam yena sarvam idam tata swakarmana tadabhyarcha siddhim vindati manava. Ognuno, manava, l'essere umano, può raggiungere la perfezione siddhim vindati manava se compie i suoi doveri nell'ambito del Varnashram, semplicemente compiendo i propri doveri si raggiunge la perfezione. E poi gli dice ad Arjuna: Shreyan Svadharma Viguna Paradharma Svanustitat. È meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che compiere quello di un altro perfettamente. Si sta rivolgendo ad Arjuna perché Arjuna non voleva combattere. Quindi voleva compiere il dovere che non gli competeva. E invece no, doveva combattere anche se avrebbe commesso degli errori, anche se poteva agire in modo imperfetto, ma agendo in accordo alla propria svarupa, al proprio ruolo nell'ambito sociale. Allora si ottiene la perfezione. Kurvan napnoti kilbisham, dice questo verso, dice: non incorri mai nel peccato se agisci in accordo alla tua posizione. Ma vediamo che Brahma, tene Brahmarida, dicevo prima, riceve la conoscenza nel cuore in questo caso. Noi abbiamo la fortuna di. Prima di tutto non dobbiamo creare un universo, è già una bella cosa, se no è un sacco di responsabilità. Però nel nostro piccolo dobbiamo anche noi creare un piccolo universo intorno a noi, anche noi dobbiamo creare dei pianeti, un posto dove stare, una casa è un pianeta, no? Un luogo dove abitare. Anche noi dobbiamo dare forma a chi forma non ha, e quindi anche questa è un'opera di creazione. E se compiamo le giuste austerità e coltiviamo la conoscenza, allora riceviamo nel cuore l'ispirazione a compiere le nostre azioni, ma
A quel punto interviene Chaitya Guru, il maestro spirituale all'interno, il Paramatma, che ti mette in collegamento con il maestro spirituale all'esterno. E quindi Krishna ti mette proprio in collegamento, ti fa incontrare le persone che ti guidano verso la tua realizzazione completa, sia da un punto di vista materiale ed anche da un punto di vista soprattutto spirituale. A quel punto Brahma Bhuyaya Kalpate, dice, proseguendo questa sequenza di versi, si raggiunge una piattaforma spirituale e da lì Brahma Bhuta Prasannatma Nasochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param. Dice Krishna, dalla piattaforma del Brahman spirituale, Nasochati Nakankshati. Da cosa lo si vede che si è raggiunta la piattaforma del Brahman? Che non ci si lamenta. Nasochati e Nakankshati. Non si aspira a niente di materiale. Questa è una prova che abbiamo raggiunto la piattaforma del Brahman. E Sama Sarveshu Bhuteshu. E vediamo tutti gli esseri in modo equanime. Non li vediamo con la con gli occhi dell'identificazione materiale, ma li vediamo con gli occhi spirituali. E quindi vediamo una formica che passeggia con le sue sei zampine, sappiamo che poi gradualmente quella jiva che c'è in quel corpo gradualmente accederà a forme superiori e sempre più intelligenti e arriverà alla forma di mammifero e poi alla forma umana e una volta arrivata alla forma umana potrà accedere a questa conoscenza, così qualunque essere noi incontriamo, Sama Sarveshu Bhuteshu, vuol dire che avremo questa visione di equanimità, e quindi di giustizia. Questa è la vera giustizia. Se noi non arriviamo alla piattaforma del Brahman e quindi non riusciamo a capire come funziona l'universo, qual è la causa dell'universo e l'origine dell'universo, non possiamo essere veramente giusti, perché sarà sempre una giustizia basata sull'influenza del falso ego e quindi è una giustizia non completa, ma sempre parziale. Una volta raggiunto, Krishna continua e conclude questa sequenza di versi della Bhagavad Gita, la piattaforma del Brahman, dice Bhaktyamam abhijanati yavan yaschasmi tattvata, perché dice Mad Bhaktim Labhate Param, no? Nasochatina, Sama Sarveshu Bhuteshu, Mad Bhaktim Labhate Param. Una volta superata, raggiunta questa piattaforma del Brahman, e lo si vede in pratica, come abbiamo spiegato, che non ci si lamenta e non si aspira a niente di materiale, che abbiamo una visione equanime di tutti, e quindi corretta, giusta, Mad Bhaktim. Allora si può sviluppare devozione per me, altrimenti non è vera devozione, altrimenti ci stiamo provando, sono dei tentativi, ma non si può parlare di devozione per Krishna se non si raggiunge la piattaforma del Brahman. Ma, come ho spiegato prima, Krishna spiega che ognuno, coltivando la sua natura e agendo in accordo alla sua natura, può arrivare a questa piattaforma. E poi dice Bhakti Amam
abhijanati yavan yascha smitattvata. Solo sviluppando amore per Krishna si può conoscerlo tattvata, così com'è, in verità. Tatomam tattvato gyatva, e colui che mi conosce così in verità, vishate tadanantaram, può entrare nel regno di Dio, no? Nel regno supremo, altrimenti è costretto a rimanere qui, perché qui trova pane per i suoi denti, perché tutti sono così influenzati dal falso ego, lui o lei aspira anche coltiva questa invidia, questo senso di competizione, no, ho ragione io, sono io più bravo, sono io che ho la visione giusta, no? Sono io, però c'è sempre questo falso ego, allora non è possibile raggiungere la piattaforma del Brahman e che dire di sviluppare amore per Krishna, e quindi uno è costretto a rimanere in questo mondo materiale dove incontra una miriade di esseri viventi che la pensano come lui, no? Che poi non come lui vorrebbe, ma come lui per influenza del falso ego, e quindi poi c'è una lotta costante per l'egemonia, per il potere, no? E questo non porta mai alla vera soddisfazione, alla vera pace. Allora Brahma ci dà l'esempio di come agire nel modo giusto. Bisogna fermarsi, smettere. No, magari all'inizio anche lui ha dato questa prova di desiderio di ricercare, di conoscere con i propri mezzi, no? Però poi ha dato prova di intelligenza ascoltando la rivelazione che gli è stata data, e cioè tapa, compi austerità. E da lì in poi ha inizio la vera vita, il compimento di austerità, e l'austerità più grande è ascoltare gli insegnamenti degli acciari, perché per riuscire ad ascoltare quegli insegnamenti bisogna smettere di ascoltare il falso ego, e questa è la difficoltà più grande, ma è difficile all'inizio perché non sei abituato ad ascoltare gli acharya e a non ascoltare il falso ego, ma più ascolti la voce delle anime realizzate e più ti distanzi dall'influenza del falso ego, e alla fine, come abbiamo letto stamattina nella Namamrita, molto interessante il punto che ha fatto Srila Prabhupada, che ha detto: conoscere Krishna kaschin man vetti tattvata è difficilissimo, perché tra migliaia e migliaia sono pochi che cercano la perfezione, e tra migliaia e migliaia di questi che Siddha è rarissimo colui che mi conosce, quindi da una parte sembra difficilissimo, e Prabhupada dall'altra dice: ma in realtà è molto facile, perché basta cantare Hare Krishna e si può conoscere Krishna. Quindi è simultaneamente molto difficile, ma grazie a Chaitanya Mahaprabhu è stato reso anche molto facile. Facile se seguiamo i consigli giusti. Altrimenti non è. Infatti, alla fine, continuando questa sequenza di versi, nel 18° capitolo, Krishna dice: Macitta sarva durgani mat prasada tarishasi atacettuam ahankaram nashroshasi vinanshati. E dice: se tu diventi cosciente di me, ma città vuol dire se diventi cosciente di me, del fatto che io sono presente ovunque, Paramatma è presente ovunque, no? Ma quando sei preso dal falso ego, vedi solo le tue ragioni, solo le tue motivazioni, e non riesci a percepire la presenza del Paramatma. Quindi, ma città, sarva durgani, se diventi cosciente di me,
supererai Durgani. Cosa vuol dire Durgani? Durga vuol dire è difficile da superare, no? Durgani, tutte le difficoltà, Macitta Sarva Durgani, Mat Prasada Tarishasi, riuscirai grazie alla mia bontà, Mat Prasada, alla mia misericordia, perché è sempre Krishna che ce lo concede. E poi dice, Atacet tuam ahankaram, se invece tu decidi di agire con il falso ego, tuam ahankaram, nashroshasi, perché non mi ascolti, vinanshati, sarai perduto, sarai vinto dalle influenze della natura materiale. Quindi questa possibilità è stata offerta a Brahma all'inizio della creazione e ci viene offerta anche a noi, e viene offerta anche a noi all'inizio di ogni nostra creazione, che è la nostra vita, vita in questa forma umana, e la nostra vita in questa forma umana ogni giorno. Ogni giorno c'è una nuova creazione. Tu ogni giorno ti svegli e hai la possibilità di compiere l'austerità e di ascoltare la voce del Paramatma, oppure no. E quindi ogni giorno è una nuova creazione. E se impariamo ad ascoltare la voce del Paramatma, allora Mat Prasada Tarishasi. Supereremo tutte le difficoltà. Ogni giorno ci sono le diverse difficoltà che si presentano. Adhyatmika, adibautika, adideivika klesha, no? Quindi un giorno stai benissimo, il corpo non ti dà problemi, la mente nemmeno, ma incontri quel personaggio che ti si mette davanti nelle varie forme e ti rovina la giornata. Una telefonata poi. Alle volte basta una telefonata per rovinare la giornata. Oppure va tutto bene con il corpo e la mente, nessuno ti crea problemi, però ti arriva un'acquazzone, una tempesta che ti mette in difficoltà, no? Quindi Sarva Durgani vuol dire questo. Ma se diventi cosciente di me, dice Krishna, per la mia misericordia riuscirai a vedere costantemente la presenza di Krishna ovunque. E quindi supererai le difficoltà, non vuol dire che non si presentano più le difficoltà, perché finché avremo un corpo di materia e siamo circondati dalla materia, è chiaro che ci saranno difficoltà. Quello che cambia è l'interpretazione della realtà. Quindi riusciremo a vedere la mano di Krishna sempre, costantemente, ovunque. E riusciremo ad ascoltare la voce del Paramatma all'interno, che ci dà la visione, e impareremo ad ascoltare la voce del maestro spirituale dall'esterno, che ci guida, quindi attraverso gli Shastra, attraverso i Vaishnava, attraverso i consigli giusti. E questa è tutto questo, come spiega qui, porta anche è faticoso, no? Arrivare a comprendere Krishna, ma è faticoso anche fare palestra, è faticoso anche qualsiasi cosa in questo mondo comporta della fatica. Ma e naikaschit kshanamapi jatatishtati akarmakrit, e non si può evitare l'azione. Quindi, se non agiamo in coscienza di Krishna, siamo costretti, sarva prakriti jairgunari, siamo costretti, kariyate yavasa karma, ad agire comunque
sotto la spinta delle influenze della natura materiale. E quindi, se vogliamo fare un esempio, se uno non si dà da fare per trovare un lavoro e agire e acquisire ricchezza, dice, allora mi lascio andare, noi lo vediamo quando andiamo nei centri d'accoglienza, vediamo queste persone disperate che sono comunque costrette ad agire, perché poi devono comunque muoversi e andare a chiedere l'elemosina o chiedere aiuto, no? Comunque devono fare qualcosa, ma lo vivono in modo passivo invece che in modo attivo. E così, se noi impariamo ad agire coltivando l'austerità, la conoscenza e il controllo della mente, impariamo ad agire in modo positivo. Altrimenti siamo costretti comunque ad agire per le spinte della natura materiale in modo negativo. E a noi la scelta, insomma, come mettere in moto la nostra creazione anche oggi. Se siamo seduti qui e stiamo ascoltando lo Srimad Bhagavatam e abbiamo glorificato Krishna, pregato Krishna, è un buon segno perché vuol dire che stiamo agendo seguendo l'esempio di Brahma. Non ci resta che continuare così e perfezionare la nostra pratica. E questo è lo sforzo costante che dobbiamo fare ogni giorno, è perfezionare la nostra pratica. E alla fine, Yadgatva Nanivartante Taddama Paramam Gata, dice Krishna, Natat Bhasayate Surya Nasasanko Napavaka. Si può raggiungere il regno di Dio, Yadgatva Nanivartate, e non tornare più in questo mondo materiale. Jai Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Se volete fare una domanda, un commento. Sembra che abbiano devozione per Krishna, cioè sono attratte dalla coscienza di Krishna e provano una gioia magari nel vedere le divinità, eccetera. Come possiamo vedere queste Ci persone? sono persone, dice Sajjanashraya Prabhu, che hanno devozione per Krishna, hanno apprezzamento per Krishna, per le divinità, però non hanno ancora raggiunto questo livello di vedere tutti con occhio equanime. Significa che sono ancora allo stadio neofita di Kanishta Adhikari. Archaye Evaharaye Pujaye Shraddhaye Te Natat Bhakteshu Chanyeshu Sabhakta Prakrita Smrita. Spiega lo Srimad Bhagavatam che il Kanishta Adhikari ha apprezzamento, Archayam Eva Haraye, compie la sua adorazione, Pujanye Shraddhayet, con fede anche, ma la sua bhakti è incompleta, imperfetta, se vogliamo definirla così, perché Natat Bhakteshu Chanyeshu non riesce a riconoscere i Vaishnava. Non riesce a riconoscere perché per l'influenza del falso ego sviluppa uno spirito di competizione. Allora sì, con Krishna sì, è infinitamente affascinante, però quando vede un altro devoto invece di apprezzarne le qualità ha la tendenza a vederne i difetti. E questo è sintomo che non ha raggiunto la piattaforma del Brahman. Ma è sulla via della perfezione. E quindi ecco perché Prabhupada diceva, enfatizzava questo punto, che bisogna lasciare il prima possibile la piattaforma del Kanishta Adhikari, perché
per arrivare alla piattaforma del Madhya Adhikari. E come si fa? Bisogna compiere austerità e coltivare la conoscenza, perché la conoscenza ti dà la visione della realtà, ma solitamente chi ha questa tendenza neofita non ha molto desiderio di coltivare la conoscenza e quindi è spinto poi ad agire sui dettami dell'identificazione con il corpo. È una scelta individuale se rimanere canista di cari oppure no, ma comunque un lento progresso ci può sempre essere se non si commettono offese pesanti a parada pesanti, se gradualmente uno arriva e raggiunge vita dopo vita. Bahunam janmanam ante, lo spiega la Bhagavad Gita, dice Bahunam janmanam ante gyanavan mam prapadyate Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlam. Dopo numerose nascite, no? Bahunam janmanam ante gyanavan mam prapadyate. Solo chi ha raggiunto la piena conoscenza si abbandona completamente a me. Quindi dobbiamo vedere tutti con questa con gli occhi della conoscenza, e se vediamo un devoto che ha devozione per le divinità ma magari non mostra sintomi di aver raggiunto la piattaforma più elevata, essere felici della sua devozione, dire guarda che fortuna sta coltivando la sua devozione per Krishna, vuol dire che ci metterà una nascita, due nascite, cinque, ma alla fine arriverà alla perfezione. Quindi se noi coltiviamo la conoscenza trascendentale, questo vuol dire sama sarveshu bhuteshu. Se coltiviamo la conoscenza, apprezziamo le qualità di questo devoto neofita e lui si sente apprezzato da noi, perché abbiamo il giusto sentimento nei suoi confronti. Se invece disprezziamo la sua poca devozione, vuol dire che noi non siamo nella piattaforma del Brahman, e quindi vuol dire che anche noi siamo dei canista di cari. E il viaggio è lungo. All'inizio sembra che il viaggio sia corto, sia breve. Poi più viaggi e più vedi che il viaggio è lungo e che ci vorrà sicuramente, molto probabilmente, più di una nascita. Ma sarebbe già un grande successo. Noi però dobbiamo mettercela tutta per desiderare di farcela in una vita. Questo sì, visto che c'è la possibilità, diamoci da fare. Ma cioè, se sei sull'aereo, non è che se ti metti a correre l'aereo aumenta la sua velocità. Sei già sull'aereo, basta che ti fai trasportare nel modo giusto e arrivi a destinazione. Quindi il modo giusto è questo, quello di ascoltare lo Srimad Bhagavatam, farsi ispirare dalle grandi personalità come Brahma, come Maitreya, come Shukadeva Goswami, e essere felici di quello che abbiamo raggiunto fin qui e apprezzare quello che, cioè, dice Brahma tacque, era anche stanco e tacque, però tacque dopo aver offerto, dopo aver fatto migliaia di anni di austerità, dopo aver offerto preghiera all'essere supremo e aver ricevuto il darshan dell'essere supremo, poi tacque, no? Così anche noi dobbiamo fare il possibile con quello che ci è stato offerto, e se stiamo ascoltando queste informazioni vuol dire che ci è stato già offerto tanto, e perfezionarci ogni giorno. Leggevo ieri un verso di Chanakya Pandit che diceva: non deve passare un giorno se non hai imparato un verso,
o una riga di un verso, o almeno una parola di una riga di un verso. Quindi non deve passare un giorno senza coltivare la conoscenza. Va bene? Spero di aver risposto in modo utile. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jaya.